Carissimo Alberto, buonasera a te e a tutti coloro che vedranno questo video. Come ben sai, sono ricoverato da domenica qui in Inghilterra in Day Hospital per le cure e i trattamenti del caso in un centro di altissima specializzazione, che è l'unico nel suo genere in Europa. Ma nonostante questo, io continuo ad allenarmi perché sono molto determinato. Sono concentrato sulle Paralimpiadi di Rio, voglio esserci, sono sicuro di avere tutte le carte in regola per ben rappresentare l'Italia, di cui mi onoro di poter far parte della spedizione azzurra, così come sono fiero e orgoglioso di poter rappresentare anche le Forze Armate, perché come molti di voi sapranno, faccio parte del gruppo sportivo paralimpico della difesa, nato da un protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa e Comitato Paralimpico. Ministero della Difesa che ha voluto dare una nuova opportunità a noi militari che abbiamo contratto delle infermità permanenti in servizio, mettendoci nuovamente in gioco e servendo ancora la patria vestendo una divisa, quella dello sport. Quindi sono assolutamente riconoscente e esorto tutti voi che magari non avete ancora avuto il coraggio di uscire dalle mura domestiche, di rimettervi in gioco attraverso lo sport e riprendere in mano la vostra vita. Ora, dopo tutti gli ostacoli che ho dovuto affrontare nell'ultimo anno, con una grande determinazione e uno stress psicologico non indifferente, mi separa solo la prova di Coppa del Mondo a metà luglio in Spagna, al Bilbao, dalla mia partecipazione alle Paralimpiadi. Sono certo di poter fare bene in Spagna, farò sia la prova a cronometro sia la prova su strada e strapperò quel biglietto per Rio. Ma voglio dire una cosa agli avversari, non bisogna aver paura di affrontare una persona così forte e determinata come io senza dubbio sono. Anzi, dovrebbero essere orgogliosi, fieri di confrontarsi con una persona come me che ancora crede in dei valori molto importanti. E questo credo valga più di qualsiasi medaglia. Vi saluto, spero di darvi buone notizie e mi raccomando, mai arrendersi.